Siamo venuti fin qui per vedere segnare Nani. Ecco, è il coro che è partito all'ingresso del campo di Nani al minuto, ragazzi, esattamente al minuto 72, un minuto e mezzo dopo è arrivato il gol di Okereke dell'1-1. Proprio su assist del portoghese. E iniziamo così il post partita. Però c'è da dire che l'Empoli ha fatto molto meglio nel primo tempo. Cioè, il Venezia ha regalato il primo tempo all'Empoli. Proprio ha regalato la palla, l'iniziativa all'Empoli. Che ne ha fatto solo uno, però. Ne ha fatto solo uno con Zurkowski. Con Zurkowski al minuto 26 su assist di Filippo Bandinelli. Lazzarini non si è comportato per niente male, ragazzi, per niente male. Adesso attacca il Venezia. Ragazzi, 3 minuti di recupero. Sì, il primo se n'è andato, se ne sta andando anche il secondo. Quindi siamo un po' sulle ultime battute. Il Venezia è salito nel secondo tempo, proprio verso il 50esimo, a fare la partita con qualche strappo di Okereke e compagni. Okereke che era rientrato per Kehine al 35esimo addirittura. E poi anche Vacca al posto di Tesman, ragazzi. Ma più concretamente dal 65esimo, che poi ha portato il gol appunto al 73esimo. 65esimo il Venezia è andato proprio a pressare alto la costruzione dell'Empoli. Vicario oggi tanta roba, ancora tanta roba. Se il risultato è sull'1-1, anche grazie a lui, perché ragazzi, il Venezia ha tirato 14 volte verso la porta. 3 in porta, giustamente, beh, c'è l'imprecisione. L'Empoli 17 volte, 6 in porta, un gol, quindi 5 parate di Lazzarini a 2 per Vicario, ma 2 della Madonna, 2 della Madonna, più una anche su un fallo in attacco del Venezia. Su Cernigoi. Qui Sans, tanta roba, ragazzi. Qui Sans, tanta roba. La partita è appena finita. Ragazzi, che dire? Nani entra e spacca la partita. La sua partita, perché ha già un assist, ragazzi. E niente, tanta roba. Cioè, lo scontro salvezza finisce 1-1. Un punto che va meglio all'Empoli. Molto meglio all'Empoli. Non va benissimo per il Venezia, ma per come si era messa, è un punto più o meno per allungare sul Cagliari 18 punti, il Cagliari a 16 e alle 6, ragazzi, c'è Roma Cagliari, c'è Roma Cagliari. E allora paradine e popcorn e aspettiamo tra un'oretta circa, poco più di un'ora, la partita tra Roma Cagliari e il Venezia. Deve sperare che la Roma faccia 3 punti. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Qui da Daniele Nerazzurro è tutto. E noi ci vediamo dopo. E poi stasera, perché stasera c'è la partita a scudetto. Parole del mister. Se non avete visto il video, andatelo a vedere. E niente. Noi ci vediamo alla prossima. Bella!